Iniziamo la settimana con un bel WOD Hero. Il warm up di oggi inizia con 200 metri di corsa. Conclusa la parte della corsa abbiamo due set, quindi dovremo fare per due volte un minuto di single under e poi 10 barbell high pull snatch grip. Non vi preoccupate se non avete il bilanciere o se vi manca qualche attrezzatura di quelle che abbiamo elencato, che andremo ad elencare, perché se andate a leggere sotto in descrizione nel video troverete sempre, ogni giorno, tre diverse modalità di allenamento. La full equipment, che è quella che stiamo per leggere, quindi se avete a casa praticamente una sorta di palestra con bilancieri, sbarre, oppure abbiamo la versione home equipment, quindi se a casa avete la possibilità di allenarvi magari con un manubrio, con un dumbbell o con una kettlebell, oppure anche la versione, la numero 3, no equipment, quindi se non avete nessun tipo di attrezzatura e a casa potete allenarvi solo a corpo libero. Quindi non avete scuse e ogni giorno avete la possibilità di allenarvi ovunque voi siate con qualsiasi attrezzatura possiate oppure non possiate avere. Per quanto riguarda il workout, abbiamo detto che oggi è un WOD Hero, è Dan German ed è un 4x. Inizia con 20 power snatch, che sarebbero uomo 60 kg e fanciulle 40, poi abbiamo 20 double under e i 200 metri di corsa. Dopodiché un pochino meno di snatch, che diventano 15, aumentano i double under, che sono 40, 200 metri di corsa, che rimangono quelli. Diminuiamo ancora gli snatch, andiamo a 10, aumentiamo a 60 i double under, 200 metri di corsa, e concludiamo con 5 power snatch, 80 double under e con i 200 metri di corsa. Finiti gli ultimi 200 metri di corsa, guardiamo il tempo, stoppiamo il tempo e quello è il nostro score di oggi. E come cash out, un bel selfie post workout, perché ce ne sarà bisogno, sarete sudati fradici ma col sorriso per esservi allenati. E mi raccomando, non dimenticatevi i nostri canali social, che sono Instagram, Facebook, oltre a questo canale YouTube. Warm up che inizia con 200 metri di corsa. Al rientro dalla corsa prendiamo la nostra corda e dobbiamo performare un minuto di single under, quindi di salti singoli, gomiti vicino al corpo, mani un pochino più in basso dei gomiti, un passaggio della corda e un salto, quindi una rotazione dei polsi e un passaggio della corda sotto i piedi. Dopodiché prendiamo il nostro bilanciere e andiamo a fare barbell high pull. Impugniamo presa snatch, quindi abbondantemente larga, piccolo piegamento delle gambe, ginocchia che vanno avanti, andiamo in power position, spinta delle gambe, distensione dell'anca, bilanciere che scorre vicino al corpo sia in salita che in discesa, manteniamo i gomiti in alto e dietro, così appunto da farlo scorrere vicino al corpo. Dopodiché andiamo a vedere i movimenti che compongono il workout. Si inizia con power snatch, quindi portiamo il bilanciere vicino alle tibie, spalla in linea con il nostro bilanciere, spinta delle gambe, distensione dell'anca e ricezione in semi accosciata. Mi spingo, stendo, ricevo e concludo il movimento stendendo le gambe. Dopo aver concluso i primi 20 power snatch, andiamo a riprendere la nostra corda e dovremo performare 20 double under, quindi un salto e un doppio passaggio della corda. Dobbiamo dare un doppio impulso con il polso quando siamo nel punto più alto del salto. Conclusi questi 20 double under, appoggiamo la corda e dobbiamo fare 200 metri di corsa. Al rientro dalla corsa abbiamo 15 power snatch, 40 double under, di nuovo la corsa e così via fino a concludere con 205,80. E per quanto riguarda il cash out, un bel selfie post workout, taggate sui social, ci vediamo domani e buon allenamento.